Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Quest'anno il rapporto sulla qualità delle aree urbane viene accompagnato da un focus. Credo che l'idea sia quella di ripercorrere questa strada e ogni anno presentare un focus di attenzione connesso alle tematiche della qualità delle aree urbane. Quest'anno il focus è ricaduto sulle attività innovative. L'ambiente in generale è un ambiente complesso per caratteristiche, quindi ha bisogno evidentemente di forte attenzione anche a strumenti innovativi e addirittura che vanno verso la ricerca. E sulle aree urbane, le aree urbane sono un settore particolarmente significativo, dove quello che voglio dire è c'è una domanda forte di sviluppo di metodi innovativi. Avete visto, le dinamiche sono estremamente veloci, la dimensione dei problemi è significativa e quindi questo comporta la messa in forza di tutti gli strumenti della conoscenza, dell'innovazione e della ricerca. La legge che ci ha istituito come sistema, guardo i ragazzi, in Italia è importante fare sistema, questa è una legge fondamentale perché già nel titolo ha sistema. E in questo settore, come in molti altri, ma soprattutto nel settore dell'ambiente, dell'energia sostenibile, dello sviluppo sostenibile, non c'è un Ronaldo che tenga. Qui bisogna lavorare di squadra, bisogna lavorare a sistema, bisogna integrarsi, perché non può essere il settore ambientale a prendersi in carico questa che è la sfida delle prossime generazioni, delle future generazioni. E quindi deve essere un approccio integrato, multidisciplinare, che mette in campo, come si diceva, anche aspetti che riguardano l'innovazione e la ricerca. Il sistema nazionale, questo sistema nazionale di protezione ambientale, con la nuova legge si è posta come finalità e è stato attribuito al sistema anche la funzione di attività di innovazione e di ricerca finalizzata, applicata evidentemente a che cosa? Allo sviluppo di metodi, strumenti, tecnologie che possano supportare la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. Richiama la legge, bisogna farlo per fare massa critica in forma associata, quindi ISPRA, che è l'Istituto Nazionale per la Ricerca Ambientale, la protezione della ricerca ambientale, insieme alla rete delle 21 agenzie regionali e provinciali. Per questo ci stiamo dando degli strumenti di coordinamento. Credo che i consorzi che si vengono a realizzare e la proposta che facciamo come strumento a servizio degli obiettivi del Paese siano estremamente interessanti. Allora, da una parte abbiamo appunto l'ISPRA, che è un'istituzione di ricerca ambientale, quindi di livello nazionale, dall'altra dobbiamo mettere in valore la potenzialità della rete. La rete vuol dire le 21 agenzie che vi dicevo, tra le regionali di quelle delle province autonome, che hanno questa caratteristica di essere sul territorio, di conoscere il territorio e le comunità che vivono i territori, e quindi sono un'antenna forte di raccolta della domanda di innovazione e di ricerca, oltre che essere probabilmente i portatori di interesse che poi applicano i risultati di questa attività di innovazione e ricerca. I campi d'azione, in questa ricognizione che è stata fatta, che vi descriverò molto brevemente, evidentemente si concentra sullo sviluppo degli strumenti di conoscenza e della modellistica. Ci siamo, come vi dicevo, organizzati, esiste un gruppo di coordinamento dei direttori, avete visto che nel titolo di questa presentazione c'è anche il collega Agnes Odd della Val d'Aosta, che sta insieme a tutti agli altri colleghi cercando di individuare a sistema quelle che possono essere le priorità in termini di domanda di innovazione. Una prima ricognizione è stata fatta, indubbiamente all'interno del sistema c'è una forte domanda per attività di approfondimento, di ricerca, per strumenti, per la gestione ad esempio dei problemi di impatto delle specie esotiche invasive, di sviluppare, questa è la direttrice, la direttrice generale, Carta della Natura. La citizen science è stata richiamata e questa è fondamentale, ancora una volta guardo i ragazzi perché questo è lo strumento del futuro. La citizen science vuol dire il contributo di ciascuno di noi, dei cittadini, agli strumenti di misura della valutazione dello stato dell'ambiente e degli impatti.
Noi stiamo lavorando su questo, non sono strumenti questi diffusi sul territorio e con la partecipazione di cittadini che sono in contrapposizione rispetto ai nostri strumenti di conoscenza. Evidentemente è la sfida del futuro. Abbiamo e siamo, ci stiamo confrontando con dei fenomeni quali quelli del cambiamento climatico che hanno caratteristiche spaziali e temporali particolari e impegnative, per cui abbiamo bisogno di diffondere il più possibile i sensori della conoscenza e la partecipazione dei cittadini è fondamentale. Stiamo mettendo su, non lo troverete nel rapporto, una rete di agenzie che parteciperà a un progetto europeo per monitorare la qualità dell'aria attraverso la diffusione di sensori passivi sulla cittadinanza. In particolare interessante, ancora una volta guardo i ragazzi così vediamo se ci danno poi un ritorno in termini di contributo, saranno particolarmente coinvolte le scuole, quindi nelle scuole saranno distribuiti questi sensori, parliamo già circa di una trentina di città a livello nazionale che verranno coinvolte in questo piano di monitoraggio. Il rapporto ambiente-salute, esposizione di agenti inquinanti in materia di ambiente di vita, è stato già detto, è fondamentale, dobbiamo trovare il punto di congiunzione tra le tematiche e le strategie ambientali con quelle di tutela della salute. È fondamentale per il futuro perché evidentemente dobbiamo andare verso la direzione di un ecosistema in salute, questa forse è la definizione che meglio rappresenta questa esigenza di mettere insieme strategie ambientali e strategie della tutela della salute. Esposizione a campi elettromagnetici è un altro dei temi che avete visto anche rappresentato nella presentazione del rapporto. Quindi cosa abbiamo fatto come prima impianto di questo percorso che ci va verso la sistematizzazione delle esperienze innovative? Abbiamo fatto una ricognizione, abbiamo chiesto alle agenzie sul territorio regionale di darci gli esempi, le best practices che vengono sviluppate sui territori. Sono ricognizioni fatte sull'agenzia, ISPRA evidentemente come istituto di ricerca dovrà in qualche maniera mettere in valore questo contributo che arriva dalla rete delle agenzie. E quindi tutte quante si sono cimentati, come vi dicevo, sullo sviluppo di tecniche e di modelli innovativi. Quali sono le aree interessate, le matrici? Sono tante, 9 nel complesso, sono tutti temi che avete già sentito nel rapporto ambientale. Quella forte più popolata è quella, la matrice acqua, la seconda è quella della qualità dell'aria, 37 esperienze nel loro complesso, 13 agenzie regionali e provinciali che hanno contribuito alla raccolta di queste informazioni, molte di queste premiate da Legambiente come best practices, laddove ancora una volta Legambiente ha accolto l'importanza del sistema a rete e del livello di innovazione. Quando si parla di ricerca e di innovazione bisogna evidentemente guardare non solo a costituire massa critica, perché evidentemente nel palcoscenico internazionale globale per accedere ai fondi della ricerca si va esclusivamente e soltanto se si fa massa critica nell'insieme, ma evidentemente bisogna guardare al percorso europeo. Siamo in una fase cruciale per la programmazione della ricerca per i prossimi anni, si sta parlando di Horizon Europe, cioè quel periodo di tempo che andrà dal 2021 al 2027, più di 100 miliardi di euro destinati alla ricerca, e non faccio un azzardo nel dire che le aree urbane saranno una delle priorità di questo nuovo programma europeo. Il dato ve l'ho riportato, l'80% della popolazione andare al 2050 sarà all'interno delle aree urbane, per cui è lì nelle aree urbane che si gioca il business, quello vero in termini positivi di sviluppo di tutela ambientale. Saranno le grandi aree urbane che dovranno dare il maggior contributo verso l'obiettivo 2030 dell'agenda 2030 dell'Europa. 40% di abbattimento delle emissioni dei gas climalteranti sarà in termini percentuali molto concentrato sul contributo delle aree urbane, per cui è correttissimo, dobbiamo continuare a lavorare con la rete dei sindaci perché sono loro i protagonisti, come più volte hanno cercato di affermare nel percorso che ha approvato l'accordo di Parigi, adesso agli accordi di Katowice. Quali sono gli obiettivi nelle aree urbane? Le health cities, le città salubri,
La salute nelle città, in tutte le politiche, deve essere considerato gli aspetti della salute. L'economia circolare è stato richiamato come tema generale, il cambiamento climatico, sia per gli aspetti di mitigazione, sia per gli aspetti di adattamento. E quindi mitigazione vuol dire ridurre le nostre emissioni di CO2, si è parlato di mobilità sostenibile, dare la resilienza, conferire la resilienza alle nostre città, che si devono adattare a questo cambiamento climatico che si manifesta, attuale, esiste, quindi vanno trovate tutte le strategie opportune per migliorarne la resistenza rispetto agli impatti legati al cambiamento. Ambiente e salute, noi lo stiamo affrontando, non troverete questo nel rapporto allegato. Come Sistema Nazionale di Protezione Ambientale abbiamo noi approvato ed è imminente l'approvazione di un protocollo d'intesa con l'Istituto Superiore di Sanità. Gli obiettivi di questo protocollo sono per due diciamo degli obiettivi sono di alto, dal sistema alto, e quindi contribuire a che in tutte le politiche ci sia il concetto di salute e di sostenibilità. L'altro è studiare, dare gli strumenti per confrontarsi sugli impatti sulla salute e i cambiamenti climatici. Il terzo, molto pratico, operativo, dare quegli strumenti che consentano di valutare ex ante l'effetto e l'impatto sull'ambiente e sulla salute degli impianti che si realizzano sul territorio, ovvero sulle trasformazioni che vengono autorizzate sul territorio. I temi della ricognizione sono questi, legati all'ambiente e salute, indubbiamente la qualità dell'aria, quindi mettere la targa, source apportionment vuol dire mettere la targa alle polveri sottili e capire il loro contenuto in termini di inquinanti, proprio per finalizzare, capire l'impatto sull'ambiente e sulla salute. In questo sono protagonisti l'ARPAI, che siamo in Emilia Romagna, Piemonte, un metodo per capire la speciazione degli idrocarburi, che sembrano essere quelli che hanno un impatto più sostanziale, più evidente sulla salute, ARPA Lombardia. L'utilizzo di sensori, di citizen science, di sensori passivi per l'ossido d'azoto, Bolzano, APA, l'agenzia provinciale della provincia autonoma di Bolzano, dell'Alto Adige, gli impatti sulla qualità dell'aria di particolari tipologie di attività industriali, le acciaierie ad esempio, e qui c'è stato già un accordo fra tre agenzie regionali che hanno lavorato insieme. Ma ancora ambiente e salute nel senso delle città salubri. L'ARPA Calabria ha messo a punto un sistema di ricognizione con foto aeree che utilizzano immagini iperspettrali per individuare l'amianto, che è uno dei problemi più grossi che abbiamo di impatto sulla salute dei cittadini. È già stato citato, per cui non mi dilungo, l'esperienza del Friuli Venezia Giulia, che ancora una volta è citizen science questa. Ci sono stati 1700 cittadini che hanno portato nelle loro case dei sensori per valutare l'esposizione rispetto al radon, che ha un impatto importante sulla salute. Ma ancora, servizi climatici, previsione dei pollini per esempio, quanto impatto alla salute dà la produzione di pollini piramidili? Bene, gli strumenti, i sistemi di calcolo, gli strumenti di calcolo che abbiamo disponibili ci consentono di poter fare delle previsioni in termini di impatto per esempio allergenico sulla popolazione. Fondamentale, ancora una volta, nessuno è Ronaldo, bisogna lavorare insieme ai medici di base, insieme ai pediatri, perché se queste informazioni che noi siamo capaci di sviluppare non raggiungono evidentemente le comunità, perdono di significato e di forza. Il clima è un altro degli oggetti che troverete nella ricognizione fatta, sistemi di early warning, di allerta rispetto agli impatti dei fenomeni climatici sulla costa, gestione delle acque, perché una delle matrici più impattate saranno le risorse idriche, quindi tecnologie e tecniche per la gestione delle risorse idriche in un'era del cambiamento climatico, il rischio alluvione, quindi l'esposizione dei cittadini in termini di comunicazione, anche questo è una parte del sistema integrato. C'è la tecnologia, c'è la scienza, ma ci deve essere capacità di comunicare e di far percepire il livello di rischio e quali strumenti il cittadino ha a disposizione per fronteggiare quel rischio. È un bagaglio che dobbiamo restituire alle future generazioni, perché evidentemente questo deve essere la chiave di volta per trasformare una crisi in un'opportunità, perché tanta può essere l'innovazione in questo contesto. Strumenti ancora una volta previsionali, abbiamo ARPA
Piemonte e ARPA Lombardia, che si sono specializzate nel now casting, cioè nelle previsioni immediate a 15 minuti, a 20 minuti, un'esperienza che forse avete letto sui giornali, è quella che ha consentito di gestire in sicurezza il floating pier dell'architetto dell'Archistar Cristo sul lago di Seo, una passerella flottante sul lago di Seo. Bene, ARPA Piemonte, ARPA Lombardia hanno dato supporto proprio per poter fare delle previsioni quasi in tempo reale ai fini della sicurezza. In questo caso troverete il lavoro fatto da ARPA Lombardia per un evento importante che non è trascurabile, che è l'Arexpo 2015. Ancora, e mi fermo, ho finito davvero, economia circolare, importantissima, fondamentale, anche per evitare impatti sull'ambiente. Evidentemente, se andiamo verso la circolarità dell'economia, quindi vuol dire riuso, riciclo e riutilizzo delle materie prime e secondarie, vuol dire anche minimizzare gli scarti. E il tema attuale di questi giorni sono le microplastiche. ARPA Liguria, troverete una scheda che ha dedicato proprio al monitoraggio, alla quantificazione di questi materiali, e mentre ARPA Bolzano e ARPA Piemonte hanno lavorato molto ancora una volta sugli aspetti che contribuiscono ad aumentare la domanda di prodotti e di servizi circolari. È stato detto, Grimaldi l'ha detto, se la pubblica amministrazione non dà un impulso in termini di manifestazione di richiesta e di domanda attraverso il Green Public Procurement, gli acquisti verdi, evidentemente si farà difficoltà ad avviare un percorso circolare come quello che deve, a questo punto è una materia di vitale strategica per l'Europa, puntare al riutilizzo delle materie prime e seconde e andare verso la circolarità. Nessuna grande enfasi rispetto al rapporto, è un buon rapporto questo che ha raccolto. È un primo impianto, un primo tentativo di mettere a sistema queste informazioni, di rendere disponibili, perché evidentemente l'ingresso deve essere anche da parte del sistema dei portatori di interesse, dalle istituzioni al mondo ai cittadini, e vogliamo sistematizzare, stiamo lavorando per sistematizzare il sistema nazionale e individuare delle priorità su cui evidentemente concentrarsi, fare massa critica, proprio perché su quei tre grandi argomenti e settori che sono stati presentati sia col rapporto aree urbane sia con questa presentazione delle esperienze innovative. Grazie.